la giornata del 3 maggio. Viva la croce, la croce viva! La croce assai miracolosa. E viva la croce, la croce viva! E viva la croce, la croce viva! Davanti, davanti, pigliate davanti a noi! No, assai, bene la croce! Credere sa. Viva la croce, la croce viva! E viva la croce, la croce viva! E viva la croce, chi la portò? Noi miseracoliete! Oggi è la giornata del 3 maggio, la festa dell'Immacolata della locandina che c'è in via Umberto I. Io la tengo assai miracolosa, assai, avete incelato finica e assai miracolosa. È una festa secolare perché nel 700 qui in via Umberto I c'era una chiesetta con tre croci. E tenendo come una cosa grande, che tenendo questa croce di legno. Che pigliare caso la Santa Croce? Essendo c'è stato un terremoto molto potente, il convento è stato distrutto. Le tre croci, due sono scomparse. Una è stata portata alla chiesa del cosiddetto adesso del Purgatorio. Apposta chiamano i Santa Croce. Stamattina abbiamo portato la barca perché è stata costruita la barca con i bambini delle scuole elementari. Ora andiamo a portare la barca al cannone da prenderla. Oh. Per poi questa sera venire dalla festa di Trita Croce. E abbiamo fatto il corteo per Tropea. Tenela così.
significato sarebbe che i tropeani hanno fatto la battaglia contro i turchi e saraceni, e il significato è quello che i borghitani hanno mandato via turchi e saraceni e hanno liberato Tropea. Da inizio alle ore 15 tutti i giochi popolari della festa 3 della Croce. Secondo me, andiamo laggiù. 3, 2, 1, via! Ah, vedi! Primo, secondo e terzo. Thank you.
da bagnolo la vedi? Fammi vedere, dai! Un applauso per Vincenzo! La Calabria è contenta tra i bizantini e i nuovi conquistatori sarajevi giunti dalla Sicilia qualche decennio prima. Robea gravita sotto il controllo dell'emirato arabo di Amantea. Città florida e marittima è soggetta con tutti i suoi abitanti al pagamento di ingenti tributi verso la Hami, l'agente arabo impiegato alla disposizione della Sicilia, la tassa sulla religione imposta ai non musulmani. La nostra storia inizia in una scena di mercato. Qui intravediamo alcuni prodotti importati in quegli anni dagli arabi, come il riso e la canna da zucchero, il cotone e il banco da seta, insieme agli agrumi e a varie spezie originarie dell'estremo oriente. Mentre le altre attività quotidiane procedevano tranquillamente, vediamo giungere l'Amil, scortato da alcune milizie saracene per riscuotere il tributo dalla popolazione di Tropea. Decimo atto di prepotenza e oppressione da parte degli arabi verso i europei. Tra la popolazione stanca e indignata si diffuse la notizia della riconquista di importanti città calabrese come Santa Severina e Amantea da parte dell'esercito bizantino di Vincenzo Rococca, sbarcato qualche anno prima a Capocolonna. Ormai era imminente l'arrivo delle armate bizantine per cacciare gli arabi da Tropea e dal tema di Calabria. Nell'ambito dei tropeani cresceva sempre più indomabile il desiderio di sommossa. I più valorosi figli di Europea, a costo della propria vita, hanno osato sfidare le orde saracene per ricacciare la mezzaluna cristiana dalle antiche rocche dove già tempo di un po' l'Italia. Si svelano nuovamente al sole i vestiti della cristianità. Tropea riotterrà la libertà.
della scuola elementare di Tropea, al presidente Nicola Cricelli. Gli vogliamo fare un ringraziamento per che ci ha fatto costruire la barca e gli vogliamo fare un grandissimo regalo. Io questa barca la metterò nel mio studio personale a casa mia, che rimarrà come ricordo. Batteria.
Bravo, bravo. Oggi è la giornata del 3 maggio. Viva la croce, la croce è viva! Ad ogni assai miracolosa. E viva la croce, la croce è viva. E viva la croce, la croce. Davanti, davanti, pigliare davanti a noi. No, assai, bene la croce. Credere sa.